Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi voglio parlare di alcune idee regalo natalizie, beauty e non beauty. Mi dispiace perché questo video sarebbe dovuto arrivare qualche giorno fa, però sono stata raffreddata, ho avuto un po' di influenza, ho avuto la gola molto gonfia, quindi non riuscivo a parlare. Oggi infatti comunque sono abbastanza raffreddata, però riesco a almeno comunicare in maniera abbastanza normale. Quindi se mi vedete un po' strana è perché sono ancora un po' malaticcia, raffreddata, però ci tenevo troppo a far uscire questa guida natalizia. Ho detto meglio tardi che mai, comunque manca ancora una settimana alla vigilia di Natale. Magari alcune di voi non hanno fatto dei regali, alcune cose vanno comprate online, però appunto avete una settimana di tempo, potete ancora ordinarle e comunque non vuol dire che non potete comprarle magari per la Befana come dei regalo per riempire le calze o magari per voi nei saldi, semplicemente farvi degli autoregali. Quindi iniziamo subito, dato che ci sono sia cose beauty che non beauty, facciamo un beauty e un non beauty alternato. Cosa dice più Natale di Pupa Milano e tutte le confezioni natalizie che vengono fuori a Natale? Io credo siano il brand più natalizio di tutti, cosmetico almeno. Allora, iniziamo dalle Pup Art, ne abbiamo tre. Questa qui che è per occhi, labbra e viso. Si apre in questo modo. Come vedete, qui avete prodotti labbra, qui avete prodotti viso e andate ad aprire anche la parte, scusatemi, laterale, così. E qui avete tantissimi ombretti. Credo sia la mia Pop Art preferita tra quelle che sono uscite. Poi abbiamo la Pop Art Eyes che invece si concentra solo sugli occhi. Eccola qui al suo interno, qui ci sono tutti questi ombretti sui toni un po' più smoky. C'è anche un primer che potete utilizzare qui in crema e questa si apre dal basso invece. Qui avete dei correttori e altri ombretti in crema che potete usare come base per quelli in polvere. E poi c'è la Pop Art Lips che è appunto quella solo con i prodotti labbra. È fatta come vedete in questo modo qui e all'interno contiene rossetti e lucida labbra con due pennellini labbra, quindi la trovo adatta magari ad un'amica che ama comunque prendersi cura di sé, però magari non ama truccare tanto gli occhi, magari è abituata a mettere solo un mascara, però utilizza il rossetto, questa la trovo un'idea regalo perfetta. Poi come sempre non possono mancare le Trousse Pupa, quelle più particolari, quest'anno hanno fatto i gufetti, questa è il Pupa Haul. Come vedete è molto carino perché gli occhietti sono fatti in peluche e questa si apre così lateralmente e dice All you need is all. E qui appunto poi si apre ancora, c'è anche uno specchiettino, come vedete questa è proprio la classica Trousse Pupa che rigorosamente mi veniva regalata ogni Natale quando ero più piccolina e questa la trovo un'idea molto molto carina per chi è appassionato, per chi è collezionista, per una ragazza un po' più giovane. Insomma, le Trousse Pupa a Natale sono una tradizione per noi amanti del beauty e questa è veramente carinissimo anche da tenere così come soprammobile. Poi abbiamo il Pupa Haul numero 2 che è praticamente la dimensione media, quindi è un po' più piccolino, è troppo carino ragazzi, non ce la faccio a non ridere, a non sorridere, guardate che bello, è bellissimo, facendo questo nasino così dorato. Comunque questa qui si apre sempre di lato e dice sempre All you need is all e qui ha degli ombrettini e invece qua ha lo specchio con i rossettini e anche questa qui è veramente adorabile, un'altra idea regalo molto molto carina per un'amica, per una nipotina. E infine ci sono i Pupa Haul mini, questi qui che contengono all'interno praticamente soltanto dei lucida labbra, si aprono così con uno specchio e questi qua li trovo proprio adatti alle giovanissime, anche se siete ragazzine e volete regalarlo alle vostre amichette o appunto se avete una nipotina, se avete vostra figlia a cui piacciono queste cose. Io la trovo un'idea molto molto carina, di questi ne trovate diversi con diverse colorazioni all'interno. Passiamo adesso ad un'idea non beauty. Vi faccio vedere Vogue, questo è British Vogue di questo mese, quindi la copertina di Vogue Italia sarà diversa se lo avete a casa. Ecco, l'abbonamento a Vogue o in generale l'abbonamento ad una rivista annuale, secondo me è sempre un regalo molto gradito a Natale. Se conoscete un amico o qualcuno familiare che appunto è appassionato di riviste e cui piace leggere, non deve per forza essere Vogue, può essere una rivista anche di giardinaggio, una rivista per la casa, una rivista di design d'interno, una rivista sport, una rivista scientifica, insomma, dipende ovviamente dalla persona a cosa è più appassionata, però ecco, questo è un regalo che credo sia molto gradito per chi
ama leggere, quindi volevo suggerirvelo. Altra idea beauty arriva da Sleek, o arrivano in realtà da Sleek perché abbiamo dei cofanetti. Allora, questo qui è molto carino, contiene all'interno una tinta labbra opaca, quindi di quelle che si asciugano, e contiene anche lo smalto dello stesso colore. Questo è un bellissimo color mauve, mi piace tantissimo. E i prodotti Sleek li potete trovare o sul sito Sleek oppure sul sito Boots. Se vivete in Inghilterra o in Irlanda potete andare da Boots e comprare direttamente in negozio, oppure potete ordinare dal sito Boots. Però appunto siete quasi ancora in tempo per prendere. Mi dispiace ragazzi veramente, perché volevo fare questo video prima ma non riuscivo proprio a parlare. Poi hanno fatto quest'altro cofanetto così fatto dalla palette famosissima, quella loro di illuminanti, che adesso ve la faccio vedere perché per me è bella da regalare anche da sola questa qua. Guardate che bella, è fatta così dorata, sicuramente l'avete vista in giro, e all'interno ha questi quattro illuminanti che sono spettacolari, sono qualcosa di meraviglioso, io li adoro follemente, cioè sono assurdi veramente. E poi all'interno trovate anche una tinta di quelle metalliche, effetto un po' così dorato, che ovviamente richiama il tema degli illuminanti. Altro set che ha fatto Sleek molto bello è questo qui, dove all'interno trovate una pochette dorata e una mini taglia delle loro palette famosissime. Questa è molto comoda perché appunto l'hanno resa compatta, e poi c'è un mini mascara e c'è una mini tinta labbra uguale a quella dell'altro set. Questa è la pochette dorata che trovate all'interno, che è molto molto elegante, ha questi angolini proprio in metallo. E poi c'è questa palette, se conoscete le palette Sleek sapete che questa è la dimensione tipo di un blush di Sleek, perché le palette sono più grandi, e infatti questa qui l'hanno resa mini mini mini. Guardate qui che carina, cioè proprio io la trovo fantastica, soprattutto per viaggiare, questa la userò tantissimo. Poi ovviamente avete, come vi ho già detto, la mini taglia di mascara e la mini taglia di tinta labbra. Un'altra bella idea regalo secondo me è sempre un libro. I libri si trovano di qualsiasi tipo, non deve essere per forza letteratura, può essere un manuale, può essere un libro di cucina, può essere un libro di fotografia, veramente una guida viaggi, magari se sapete che una vostra amica il mese prossimo magari farà un viaggio, regalatele una guida per appunto quel viaggio, quella città che andrà a visitare. O semplicemente se avete un'amica che vorrebbe visitare una determinata città ma magari non ce la fa, non può andarci effettivamente in viaggio per diversi motivi, potete regalarle una guida e appunto farla sognare e farle vivere quella città in qualche modo. O appunto potete scegliere letteratura, dipende dalle persone ovviamente con cui vi rapportate. Questo è semplicemente l'ultimo libro che ho comprato io di Murakami, è un regalo che io gradirei molto. Io vado sempre sui classici, quindi prendete appunto, se volete farmi un regalo, un libro classico, un libro di letteratura, insomma ci andate sempre bene. Altre idee beauty che mi sono dimenticata di menzionare prima quando vi ho parlato di Pupa sono gli ombrettini che sono usciti adesso. Ve li avevo fatti vedere nelle Instagram stories swatchati. Sono usciti 9 colori, la confezione è molto molto carina, e poi l'ombretto in sé, ragazze, è qualcosa di assurdo, cioè sono gli ombretti in glitter migliori che io abbia mai provato, perché hanno una base di colore e sono, a parte il packaging, vedete, da regalare, è molto molto carino perché è molto elegante, così anche lo specchio. E poi non è il classico ombretto in glitter che fa glitter dappertutto, ma in realtà è bello perché ha una base colore, ha tantissimi glitter, e la cosa figa è che veramente più li andate a stendere e più diventano brillanti, quindi regolate anche voi l'intensità dei glitter. Non hanno assolutamente bisogno di essere bagnati per essere scriventi, quindi adesso vi farò tutto il video così. Ecco, questa è un'altra idea regalo molto bella, cioè se mi regalassero un solo ombretto di questi, è proprio un gioiellino, quindi lo vedo veramente bene. Vi ho detto, ci sono 9 colori, veramente sia colorati che neutri, oro chiaro, oro scuro, bronzo, azzurro, giallo, fucsia, viola, tutto quello che volete, quindi andatevi a guardare. Altra idea non beauty, la candela, una candela, questa è una candela di Primark che adesso ho qui da farvi vedere. Qualsiasi candela di qualsiasi marca, di qualsiasi prezzo, trovo che sia sempre un regalo gradito a Natale da chiunque. Altre idee beauty, se avete un'amica che è particolarmente maniaca delle sopracciglia come la sottoscritta, non potete che farla felice regalandogli questo piccolo scrigno di Benefit, che contiene all'interno due
polveri sopracciglia e un pennellino con lo specchio, quindi un piccolo kit completo molto elegante da regalare. Secondo me questo è il foolproof brow powder. L'agenda, ragazze, a chi non serve un'agenda per l'anno nuovo? L'agenda secondo me è un'ottima idea regalo sia per l'uomo che per la donna. Io adesso ho qui la mia agenda di quest'anno, giusto come esempio. Potete regalarle di qualsiasi marca, qualsiasi prezzo, in pelle, non in pelle, disegnate, colorate, semplici, nere, insomma veramente le agende si trovano per qualsiasi gusto. Questa qui purtroppo l'ho presa qui in Inghilterra da VHS, che è una catena di librerie qui a Londra. Purtroppo non vi posso dare il link perché non vedo online, però ecco, in generale, giusto per darvi l'idea dell'agenda, che è comunque un buon regalo da fare a Natale, secondo me. Altra idea beauty, secondo me, ce la dà Nabla con la nuova collezione Holiday Collection. Sono uscite 5 tinte labbra, ora ne ho una qui da farvi vedere, due, insomma, le altre le ho lì. Vi lascio giù il link se volete andare a vedere tutti i colori. Queste le trovo molto belle, sia per il packaging, vedete quanto è bello, si apre così, molto molto elegante. Anche sul rossettino ci sono tutte le stelline, la confezione è in oro rosa. Queste le trovo veramente un'idea regalo molto fine, il prodotto in sé è spettacolare, cosa ne parliamo a fare. I rossetti Nabla sono veramente pazzeschi, secondo me. C'è anche il lip kit, sono usciti 4 lip kit. Questa è un'altra bellissima idea, perché quanto è difficile trovare la matita dello stesso colore del rossetto, ecco Nabla ha pensato di creare il lip kit. Quindi qui andate a regalare non un prodotto ma ben due, sia il rossetto opaco che la matita abbinata. Prodotto non beauty, se vi sentite di spendere di più, se dovete fare un regalo un po' più importante al vostro fidanzato, o magari ecco, vi sentite di dover fare un regalo più importante, una macchina fotografica, e vi consiglio decisamente questa qui, che è la Sony Alpha 5100, che è quella che utilizzo per i vlog. Non è ovviamente una fotocamera che consiglio a chi vuole far foto per professione, perché no, però per chi è amatoriale, però vuole belle foto di qualità, vuole che l'immagine sia chiara, nitida, anche in video, scusate ragazze. Poi ha anche il flip screen, quindi potete anche registrarvi da sole. Ha l'obiettivo intercambiabile, quindi potete togliere questo e acquistarne degli altri volendo. Ha tantissime features, tantissime caratteristiche. La cosa più comoda è che potete trasferire direttamente con il Bluetooth e il wifi, anzi scusate, con il wifi potete trasferire direttamente le foto dalla macchina fotografica al cellulare senza passare per il computer, che è una cosa fantastica. Io mi ci sto trovando benissimo, quindi se vi sentite di fare un regalo importante, questa ve la straconsiglio assolutamente. Altro prodotto beauty molto interessante, secondo me, sono le palette della Lunatic Cosmetic Lab. Se avete un'amica che è un po' più particolare, a cui piacciono le cose un po' più dark, un po' più uniche magari nel packaging, comunque appassionata di beauty, questo è un brand in cui vi consiglio di guardare. Vi lascio giù il link al loro sito. Questa è soltanto una delle palette, che è a forma di bara, come vedete. C'è lo specchio qui a forma di pipistrello, e ho utilizzato questa palette per fare il look occhi che mi vedete indossare. Piastra per capelli, chi non ha bisogno di una piastra per capelli a Natale? Ora vi faccio vedere questa, che è la Diamond di Irresistible Me, per questo ho un codice sconto, ma non dovete per forza regalare questa, giusto per darvi l'idea della piastra per capelli, che secondo me è un oggetto che noi donne almeno usiamo, penso quasi tutte, quindi credo sia un'ottima idea regalo universale, sempre ben apprezzata. Altra idea beauty, andiamo sul brand The Balm. Questa è una delle palette, credo che le palette The Balm siano tutte perfette idee regalo per la scelta dei colori, per la qualità del prodotto in sé e proprio per il packaging, perché qui parliamo di regali, devono essere cose anche belle. E questa qui, vedete, è molto molto carina, c'ha questi uomini praticamente in nudi, coperti dagli ombretti. Questa è la Nude Dude, c'è anche la Nude Tude, e poi ci sono altre 80.000 palette di The Balm che trovate in tutte le profumerie La Gardenia. Ok ragazzi, sono rimaste solo cose beauty per la vostra gioia, quindi andiamo avanti. Ritorno a Nabla, sto facendo un casino in questo video, mi dimentico le cose. Allora, nella Holiday Collection di Nabla è uscita anche questa bellissima pochette, che trovate sempre sul loro sito. Io la trovo di un'eleganza assurda e lucida, quindi facile da pulire, ha tutte le stelline, io ho ancora questa mano nera.
E poi è molto carina perché appunto ha anche i dettagli qui con la stellina e la cernierina così tutto in oro rosa. Quindi anche questa è una bellissima idea regalo, magari da solo, magari se volete abbinata agli altri prodotti che vi ho fatto vedere o altri prodotti che vi piacciono di Nabla potete mettere dentro. È veramente molto carina. Sempre di Nabla non posso che stra consigliarvi come regalo, sia per la qualità che per il packaging. Per l'originalità dei colori, la bellissima palette Dreamy, che io veramente io penso sia tra le migliori palette che sono uscite quest'anno in Italia. Io sono innamorata di questa palette, anche lo specchio, veramente bella. E infine, sempre di Nabla, mi va di consigliarvi anche queste palette qui, perché loro si impegnano tanto veramente nel creare questi packaging così belle. Adesso non so sul sito quali fantasie sono disponibili, però ecco, queste qui le potete trovare per 4 ombretti, quindi più piccoline così, per 6 oppure un po' più grandi per mettere anche le cialde viso. Quindi queste qui secondo me sono belle da regalare anche vuote perché cioè sono veramente belle. Oppure appunto potete scegliere di metterci un solo ombretto o due ombretti, dipende dal vostro budget. Poi se vi sentite di spendere molto di più, se vi sentite particolarmente generose, io vi straconsiglio questa palette di Kat Von D perché chiunque ha bisogno di questa palette, non ci può non essere una persona che non gradisce questa palette perché c'è la base, a parte lo specchio, il packaging è molto bello, ma c'è la base. Chiunque ha bisogno di tutti questi colori matte, opachi, super scriventi, qualità pazzesca. A livello di qualità, questi sono gli ombretti matte migliori in assoluto che io abbia mai provato. Non ce n'è uno che non scriva bene, sono tutti super burrosi e pazzeschi sull'occhio, si sfumano alla grande. Quindi questa è una palette che chiunque vi ringrazia se la regalate, perché è una palette che serve a tutte per fare le sfumature, per scurire, per schiarire, proprio come base di qualsiasi trucco. Io la utilizzo quasi sempre. Quindi questa qui, a parte che poi il packaging è bellissimo, la Shade Light di Kat Von D, consigliatissimo. Poi un altro prodottino che vi consiglio, quello che sto praticamente indossando sulle labbra, lo so che state già lì a chiedere: ma cosa indossi? E questa qui, tra l'altro, è stato un mio regalo di Natale che ho ricevuto da mia carissima Marianna, a cui mando un bacio enorme, che è stata super generosa a farmi questo regalo. Marianna l'avete conosciuta in un Get Ready With Us, ci siamo truccate insieme a voi, se non avete visto quel video ve lo linko qui sopra, è carinissima. Questo qui è un rossetto Lime Crime, quindi una tinta opaca, questa qui particolarmente ha un effetto metallico perché siamo in tema festivo e si chiama Eclipse, fatta così con il solito applicatore a lip gloss ed è molto carina, a parte il prodotto in sé che è bello, anche il packaging è molto bello perché come vedete è così metallico, rosso, con le rose rosa, quindi è veramente carino anche da regalare. Un altro spunto che voglio darvi: se amate le palettone giganti, se vi piace avere tanti ombretti e li volete di qualità decente e scriventi, io vi consiglio le palette Morphe Brushes. Le mie, come vedete, sono strausate, voglia di lavarle se non vanno via. Queste qui dall'Italia vi consiglio di acquistarle sul sito Beauty Bay, che è un sito inglese, e vi arrivano anche molto prima, cioè in una settimana vi arrivano. Ora qui, questa qui è la 35U, che ha sia toni neutri che toni colorati. Aia, sono chiusa dentro. Questa è la 35S, poi ho la 35T che è più sui marroncini. Insomma, ce ne sono di diversi, c'è quella con i toni più caldi, c'è quella con i viola, ne hanno di diversi colori, sono tutte belle scriventi pigmentate e valgono tantissimo per il prezzo che hanno perché vi trovate questi colori belli scriventi e ogni volta che magari avete bisogno di un colore più particolare, se la scegliete colorata, potete attingere da una palette Morphe. Quindi se amate avere tanti ombretti ve li consiglio. Infine andiamo sui profumi. Spero di non averci messo tanto veramente a fare questo video. Andiamo sui profumi. Ci sono due profumi, anzi tre, solo che il terzo non ce l'ho qui. Questo qui è il top. Allora, se vi sentite di fare un regalo importante, se vi volete fare un regalo importante, io adoro questo profumo. Il packaging è qualcosa di assurdo, cioè è praticamente una sorta di borsetta. Così con questa bella nappina nera, questa parte qui effetto pelle di serpente, e questo è il Marc Jacobs Decadence.
È bellissimo. È un profumo invernale, non è un profumo estivo perché è abbastanza forte, molto sensuale e dolce, leggermente aspro, però dolce. Quindi se vi piacciono queste tipologie di profumi, questo qui è bellissimo da regalare, da ricevere, da avere proprio esposto, è bellissimo, sia il profumo che la confezione. Altro profumo che credo piacerà a tutte perché è talmente bello, è floreale. Però non disturba, è talmente elegante, è un profumo elegantissimo. Questo è l'Alexander McQueen Eau Blanche. Ora vedete il 30 ml super piccolo che tra l'altro ho quasi finito perché non ero sicura di prendere il grande, pensavo che mi sarei stancata e invece no. L'ho quasi finito e voglio ricomprarlo enorme perché mi piace da morire, lo voglio avere sempre. E di questo ho conservato anche la confezione esterna molto bella bianca, come vedete. C'è anche la versione nera di questo profumo, però quella bianca è quella che a me ha colpito di più. Quindi, se avete un'amica appassionata di moda, conosce comunque Alexander McQueen, che ama anche la fragranza un po' più floreale, questo è un altro regalo molto bello, molto elegante, sia la fragranza che il regalo in sé. E infine vi consiglio un altro profumo che è il Gucci Flora, e qui penso converrete con me che è una fragranza da regalare dove si va quasi sul sicuro, è quasi un profumo universalmente riconosciuto come bello e piacevole, che piace a tutte, perlomeno tutte le ragazze che ho conosciuto, anche a mia mamma, è un profumo che piace a tutte. Poi vabbè, ci sta che non piace a qualcuno, però ecco, quella secondo me è anche un'ottima idea, regalo se vi piace regalare i profumi. Ok, bellezze, siamo arrivati alla fine alla fine di questo video con tanta fatica per me, per il fatto che non riesco a parlare, mi sento raffreddata e mi sento anche un pochino così ancora perché non mi sono ripresa del tutto, ma sono in ripresa, sono in ripresa. Io vi auguro un buon Natale, in realtà spero di riuscire a fare un altro video con un altro trucco natalizio più elaborato, più particolare, sicuramente ci sarà quello di Capodanno, se tutto va bene. E quindi niente, lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile, non vi dico andate e comprate esattamente i prodotti che vi ho comprato, che vi ho mostrato, però spero di avervi dato qualche idea, cioè magari potete prendere qualcosa di simile o magari vedendo quello che vi ho fatto vedere vi è venuto in mente di qualche altra cosa a cui magari non avevate ancora pensato. Comunque spero di avervi dato dei consigli utili, iscrivetevi se non siete ancora iscritte e noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellezze!